Incredibile, ragazzi, oggi è arrivato il pacco della Molix che avevamo ordinato. Questo oltretutto sarà il primo video che andrà a finire sul nostro canale YouTube. Quindi ragazzi, attivate la campanellina per non perdervi nessun prossimo video e direi di... Inoltretutto verrà anche messo nell'IGTV del nostro Instagram. Festeggiamo anche i 4500 follower così, con un regalo per noi. Inoltre, l'abbiamo ordinata, se non sbaglio, o ieri o prima di ieri. Ieri pomeriggio. Ci ha veramente messo poco ad arrivare. Ci ha messo veramente un lampo, infatti brava, sono arrivato a casa. Brava Molix, brava Molix. Non me l'aspettavo niente, per niente, dai. Quindi facciamocela apparire qua sulle gambe ed eccolo qua, il nostro pacco. Incredibile. Ora però ci toccherà aprirlo, quindi ottimo. Ottimo. Che cazzo di coltello è? Tagliamo. Tagliata. Qua, non farti male. È più grosso di un bambino. È più grosso di un bambino. In tutto ciò, aspetta, in tutto ciò voglio dire che siamo fuori perché dentro casa si muore di caldo. E io sto morendo di caldo anche qua fuori, quindi cioè, non è servito per niente. Ok, allora, prima di tutto stacchiamo queste cose. Qui dovrebbe esserci anche qua. Tutta la roba che in teoria è dentro. Te mi accoltello. Ottimo. Hai sbregato tutto. Ok, questo è il proforma della roba che abbiamo ordinato. Perfetto, c'è tutto il nostro ordine. E niente, passiamo all'apertura originale. Tac. Minchia, tac. Se mi tagli. Ma va, pollegge. Laterale. Anche di qua. No, vabbè, ma speriamo che il corriere non l'abbia gettata per terra, perché come vedete c'è un po' di piega. Vabbè, si spera. Aia, attenzione. Allora, iniziamo col dire grazie Molix. Iniziamo col dirlo perché... Grazie Molix. I migliori. Appoggiamo la roba per terra. E iniziamo a spacchettare il mega unboxing. Ok ragazzi, per partire il meraviglioso catalogo Molix 2021. Bellissimo. Tanta roba. Veramente roba. Veramente assurdo, ragazzi. Da? Veramente bello. Mamma mia, che figata. Adesivi. Grazie mille Molix. Ci sono questi tre adesivi. Fantastici, veramente. Questi tre adesivi. Qualità assurda, veramente fantastici. Poi ci sono gli adesivi della Fioretto. Sempre della Molix. Spettacolare, ragazzi. Qualità. E poi sembra veramente ottima. Gli adesivi del OMTD. Veramente assurdo, bellissimo. OMTD Hooks, spettacolare ragazzi. Rimettiamoli dentro la scatola. Iniziamo a spacchettare le cose un po' più serie. Vedo già qualcosa di spettacolare. Assurdo ragazzi. Allora iniziamo con una cosa. Con il trago. Esatto. Io inizierei proprio da questa chicca meravigliosa, ovvero il trago Spintail correlazione Perch. Veramente bellissimo. 7 grammi, 1,4 oz, veramente bello. Ovviamente lo utilizzeremo un po' in tutti i casi, dai, più che altro per praticare un po' di fast fishing. Colorazione spettacolare. Allora, poi passiamo al secondo trago. Questo qui è da 10,5 grammi, colorazione Tennis Shad, bellissimo veramente. Veramente bello, 3,8 oz, assurdo. Guardate la colorazione. Questo l'abbiamo preso in Italia un po' più grossa per farci del siluro a spinning. E non solo. Iniziamo con un'altra chicca. Ed eccolo qua. Ragrab 8 June Bug. Assurdo ragazzi. Mamma mia che figata. Veramente bellissimo con questa colorazione nero brillantinato. Era da molto che la cercavamo e... Esatto raga. Volevamo assolutamente provarlo. Spero di tirarci fuori tanti di quei luci e siluri che la metà solo il signore saprà. Questo possiamo anche aprirlo. Vuoi usare il coltellaccio? No. Non vuoi usare il coltellaccio. Sfiliamo delicatamente e tiriamo fuori. Cioè raga, è viola. Assurdo. Bellissimo. Bellissimo veramente ragazzi.
Ovviamente ce ne sono due all'interno della scatola. La grab 8, colorazione Junbug, ripeto. Mettiamo a posto. Ok, rimettiamo dentro e ora vi faremo vedere i Ratwin 8. Ok, Ratwin 8 ragazzi, sempre casa Molix, come potete vedere. Devo dire che l'abbiamo preso di questa colorazione perché sono quelli che ci ispiravano un po' di più. Ovviamente anche loro, come i Ragrab, sono scentati con la Molix Scent, incredibile. È super funzionante. Cioè, ma di che cosa stiamo parlando, raga? Ma di che cosa stiamo parlando? È perlato quasi. No, è perlato. Cioè, belli. Cioè, no, raga. Non so se rende. Vuoi sentire? Sì, si sente che sono scentati. Bellissimo, bellissimo, raga. Mamma mia. Guardate la qualità. Veramente la gomma è... Sì. È incredibile. Anche loro non vediamo l'ora di provarli in qualche sessione magari dedicata al luccio o al siluro. Adesso vedremo. Abbiamo fatto veramente bene. Ok raga, ora passiamo a qualcosa di più piccolo, alla portata più della nostra pesca. Ovviamente si può pescare anche con esche grosse in fossi dove ci sono siluri veramente grossi, però principalmente su esche di medio e piccola taglia. Questi raga sono i Rashad 3, colorazione Orange Tail, bellissimi raga, apriamoli. Sono veramente impacchettati da Dio. Sono talmente impacchettati che... assurdi. Bellissimi, raga. Meravigliosi. Bellissimi. Orange Tail. Sono, credo, una delle mie colorazioni preferite, se sì, non la preferita. Anche, secondo me. Insieme al Pink. Sì, perché è una colorazione che mi... Il Glowing Pink, bellissimo, ragazzi. Mi piace un botto anche più che altro, anche perché si illumina al buio, ma fa lo stesso, cioè... E passiamo ai suoi fratelli più piccoli. Qua ne abbiamo veramente tanti però, ma più che altro perché abbiamo dividerli e spartirli nel team. Ne abbiamo fatto una bella scorta. Abbiamo fatto una bella scorta, insomma. Allora, sono 1, 2, 3, 4, 5 pacchetti, tutti Rashad. Bellissimo. Questi invece sono i 2.5, ragazzi, quindi misura più piccola, giustamente più portati per ovviamente praticare la pesca che pratichiamo noi, ovvero il fast fishing. Ovviamente anche loro sono scentati. Ovviamente. Cioè, raga, voglio solamente che voi guardiate la qualità di come vengono tenute queste esche siliconiche. Incredibile. Che io le apro piano perché non vorrei mai... Bellissimo. Mamma mia. Ah, ma ne hanno aggiunte due qua ai lati. Sì. Uguale all'altra. Molto no, vabbè, più piccola. Dove... Bellissimo. Colorazione fantastica. Colorazione sempre Orange Tail. Sì, sì. Ma anche il Glowing Pink non scherza affatto. Chiudiamo queste meraviglie. Poi passiamo a due cose che non c'entrano tanto con la nostra pesca, però queste bellissime scatole. Bellissime veramente. Age Box Evo, sempre della Molix, come vedete scritta e dentro gli adesivi. Bellissime. Due confezioni. Queste di solito si utilizzano per le totanare, ma si possono utilizzare per qualsiasi scopo. Veramente belle. Belle, assurde. Belle. Bellissime. Questi erano gli Age Box Evo. E ora passiamo ad altre chicche. Altre due chicche. Veramente. Beh, quelle dovevamo prendere di più. Sono bellissime. Ovviamente, colorazione preferita insieme all'Orange Tail, da cui si vede bene. Sono i Saturn Worm, una delle mie collezioni preferite, bellissimi, da 2,5. Ora facciamo vedere. Glow vuol dire che al buio, caricati con la luce solare, ovviamente, sono fluorescenti. Tanta. Assurdi, roba. Ragazzi. Questi qui, da far fast fishing, raga. Impressionanti. Assurdi. Ora ne tiriamo fuori uno per farvelo vedere. Mamma mia. Scentati, ovviamente. Bellissimi, raga. Belli. Guarda qua che roba. Poi magari un giorno, se ne abbiamo la possibilità, vi facciamo vedere anche come si muovono in acqua, perché... Esatto. Mettiamo via questo e intanto Damiano vi tira fuori la prossima chicca. Allora passiamo all'ultima chicca artificiale, ovvero i Virago Solid Glow. Da due, incredibili ragazzi, anche questi si illuminano al buio, veramente assurdi. Fantastici. Adesso ve li andrò ad aprire e ve li mostrerò. Cioè, ragazzi, non so se capiamo... se capiamo di che stiamo parlando. Ok,
Ora passiamo alla parte più bella, secondo me. Secondo me. La bomba finale. La bomba finale. Eccola qua. Guardate qua, ragazzi. Meravigliosa. E ora la andremo ad aprire. Ragazzi, la intravedo, ragazzi. Si intravede, ragazzi. Assurda. Meravigliosa. Si tratta della Skirm Gen R, ragazzi, dedicata al light game spinning, ragazzi. Lunga 2,13 m e lancia 0,57 grammi. Perfetto per quello che dobbiamo fare noi. Come vedete, casa Molix. Ovviamente. E ora direi di andarlo ad aprire. Tutte le informazioni della canna. Di qua abbiamo. Bellissima, ragazzi. La canna. Bellissima. Ragazzi, non so. Guardate la qualità del manico. Non so se rende. Questa canna la potete trovare a 169,98 centesimi. Ovviamente prezzo di listino. Prezzo di listino. Felicissimo di averla comprata, veramente. Bellissima. Bellissima, ragazzi. Ok. È assurda. Andiamo a montarla, rega. Bellissima. Vediamo se è allineato. Bellissimo. È di una leggerezza assurda, veramente. Quanto cazzo? Fai vedere di segnare. Senti che roba. No, vabbè. Oh, fra. Oh, senti qua. Ma che cazzo di canna. Questa qui è una canna assurda. Ci monti un bel mulinello. Ah, non vedo l'ora di utilizzarla. Raga, sta canna qua da Foss è assurda. Bella. Incredibile. Sapevo che era bella, ma non sapevo che sarebbe stata così bella. È meravigliosa. Ragazzi, in questo canale porteremo video mentre facciamo un po' tutti i tipi di pesca. Ovviamente, principalmente il Foss Fishing. E niente, ragazzi, questo è il primo di tanti unboxing che faremo. Ovviamente grazie mille a Molix per questo pacco. Iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdervi prossimo video, ragazzi. Ovviamente mettete mi piace al video se volete vedere altri unboxing e altri nuovi video. Condividete. Iscrivetevi al canale e condividete con sta cazzo di bomba. Ciao ragazzi, al prossimo video.